Le mie riflessioni sull'incomprensione sono continuate e vorrei condividerle con voi. Ci sono due aspetti dell'incomprensione che trovo significativi. Uno è l'incompletezza e l'altro è il contesto. Allora, quando noi avvertiamo incomprensione, quando sentiamo incompresi, dicevo anche l'altra volta, avvertiamo un senso di mancanza. Questo senso di mancanza, di incompletezza, è proprio ciò che muove il mondo. No? La vita, l'esistenza di ciascuno di noi è colmare delle, no? Un senso di mancanza, di incompletezza. Quindi nell'incompletezza c'è una spinta, c'è una forza potentissima che è la forza stessa della vita. Questo è il primo dono che ci potrebbe dare l'incomprensione. Tollera e accetta l'incomprensione, perché quella ti spinge a migliorarti, quella ti spinge ad indagare, quella ti spinge ad andare in profondità. Ma ricordati, rinuncia a quello che dicevamo, ai giudizi, alle proiezioni, alle colpe. Vuoto e sveglio, senti quella spinta dentro che ti porta avanti. E il secondo aspetto, quello del contesto. Noi siamo così abituati ad avere quella che verrebbe chiamata la tunnel vision da Tom Robbins, a guardare il problema. In questo caso uno non mi comprende, guarda, il problema è che non mi comprende. E non espando la coscienza in seconda attenzione a vedere il contesto. Guarda il contesto di un'incomprensione. E cosa vuol dire il contesto? Vuol dire che io vedo, per esempio, che intanto ogni cosa che succede non è mai quella cosa lì, ma è quella cosa lì, più come io la interpreto, più come lui la comunica, più il campo che si stabilisce tra noi due, tra la relazione. Allora guarda quello che senti, quello che ti trasmette l'altro, guarda il suo sguardo, guarda la sua voce, guarda oltre e a poco coglierai, per esempio, la storia di quella persona, la sua anima. Che cosa lo porta a dire quella cosa lì? Cosa lo porta ad essere così lontano da te? Cosa porta a te ad essere così lontano da lui? Guarda che viene da lontano tutta questa faccenda. Viene dalla propria storia personale, psicodinamica, i dolori, le sofferenze, le modalità di risposta che abbiamo avuto, i tentativi di cavarcele, gli attaccamenti che abbiamo ai nostri successi e insuccessi. Viene dalla storia ancestrale, archetipica, transculturale. Viene dalle sue idee sul mondo, viene dal suo livello di contatto con se stesso, di automanipolazione. Questo per dire che un fatto che sembrerebbe spiacevole come quello non mi comprende, porta un mondo, porta infiniti mondi. E se noi impariamo a accorgerci che ogni cosa è sempre io, te e il contesto, non è mai solo quella cosa lì, quella cosa che l'altro fa, che l'altro mi dice, che l'altro pensa, il dolore che mi ha prodotto, oppure no, il danno che mi procura. Ma molto spesso questo danno lo procura a se stesso. Guarda quindi, io, te e l'altro siamo un campo. E questo è l'evento, questo è quello che sta succedendo. Sta succedendo a me e questo lo fa lui. Cosa vuol dire che questo lo ha fatto lui e questo sta succedendo a me? Lo ha fatto lui con la sua storia, con le sue capacità e incapacità, con i suoi limiti, e arriva a me con i miei limiti, con la mia storia, con la mia capacità e incapacità. E allora, espandendo la coscienza, stando al cospetto, osservando, entrando dentro in questo mondo fatto di tanti mondi, io posso accorgermi che ogni esperienza, anche quella appunto della incomprensione tra le persone, è una ricchezza infinita che mi insegna il viaggio. E allora l'incompletezza
invece di carenza diventa omissione, diventa che cosa io non sto mettendo nel mondo, quali qualità, quali risorse. L'incompletezza mi dice, guarda, metti, che ne so, fratellanza, metti compassione, metti accoglienza, metti fiducia in quello che senti, metti uno sguardo che comprende la storia dell'altro, metti la rinuncia all'attaccamento, metti il riconoscimento del tuo bambino interiore che si sente incompreso e fuori posto e si sente indifeso e si sente insicuro. Abbiamo così tante cose da fare al cospetto dell'incomprensione, tanti mondi da conoscere. Andiamo con accoglienza, con accettazione, con amorevolezza e gratitudine. Riconosceremo che, anziché lamentarci, attraverso la gratitudine apriremo infinite porte di trasformazione, di conoscenza, grazie all'incomprensione che riceviamo.